Radio Radicale, siamo con Vittorio Sgarbi del gruppo Misto. Per parlare, diciamo, di questa guerra dei sottosegretari. Allora, noi siamo qui in Transatlantico, che si è trasformato in una sorta di sala d'attesa della stazione Termini, dove tutti aspettano di capire il proprio destino. Non ci sono lavori parlamentari, sì. Non lavorano le commissioni, è uno spettacolo dantesco. Che impressione ha? Si vede qualche ex sottosegretario, ex, cioè che viene dal governo Conte 1, preoccupato ad essere confermato. Ma in linea generale credo che, per il PD non posso dire niente, perché loro sono una chiesa con dei riti che sono già previsti in una specie di manuale Cencelli, di cui sono interpreti avveduti e consapevoli. 5 Stelle stanno prendendo la mano per diventare un partito ispirato alla Prima Repubblica, come, diciamo, mentalità, e anche della nomina dei sottosegretari hanno ancora una specie di, come dire, intuizionismo più che correntismo. Quindi io credo, quello che posso immaginare, che confermeranno molti di quelli che erano nei ministeri dove oggi c'è un ministro del PD, perché hanno fatto un'esperienza dove stavano, che può essere utile per fascicoli, proposte con cui possono contrastare o creare qualche problema a quelli del PD. Quindi io credo che Franceschini ha un sottosegretario del 5 Stelle che si chiama Vacca, secondo me lo confermano, perché gli conviene avere uno che ha fatto un anno e mezzo di pratica e quindi ha visto le carte, quando arriverà poi una decisione tutta PD all'interno di un ministero che ha cambiato. Ecco, si è parlato tanto di questa rosa di Di Maio, che poi ha creato tutta la zuffa dei papabili ai sottosegretari. Come rosa? Cioè una rosa, una lista di nomi, questi potrebbero essere i sottosegretari. Sì, che avevo qualche nome. Beh, questo, diciamo, dove governano loro, cioè dove c'è un ministro dei 5 Stelle, chiunque può entrare, anche se per esempio l'ex sindaco Nogarin di Livorno è in quella lista, che è una bravissima persona, quindi persone che non hanno più un ruolo e che hanno però qualità possono essere recuperate. Il caso di Nogarin mi pare emblematico. Ecco, lei ha visto tante persone che non si vedevano qui da un po' di tempo. Ho visto segni, mi sono preoccupato perché i segni, poi ho visto Monsignore, Saverio Romano, Passigli della Primissima Repubblica, quelli non credo che siano papabili, ma erano stranamente qui. Sì. Lei è preoccupato, insomma, per lei è in Parlamento da tanti anni, sì. Ha saltato credo una legislatura. È preoccupato per la riduzione del numero dei parlamentari? Sono preoccupato. Un grande leghista. Sono preoccupato per loro, perché siccome loro sono 211 in Parlamento, e allo stato attuale non sarebbero più di 50, se togli ancora saranno una trentina qui, cioè le prossime elezioni sarà una catastrofe per i 5 Stelle. Quindi del tutto irragionevole, oltre che non ha senso, perché togliere rappresentanza, il rapporto tra il parlamentare e gli elettori ha una misura che aveva un suo equilibrio, ridurla renderà il Parlamento più rarefatto e anche più difficile le alleanze, quindi bisogna tornare al proporzionale che tutti hanno guardato con disprezzo. Per cui per forza si tornerà per sempre al proporzionale? Beh, è una variabile quasi inevitabile, che d'altra parte governi come il precedente, come questo, indicano non più governi fatti dalle coalizioni, ma da pezzi di coalizioni diverse, quindi c'è un proporzionale nel governo. La riduzione dei parlamentari mi sembra un errore, soprattutto perché, essendo destinati a ridursi di molto, i 5 Stelle si riducono ancora, però se gli piace. Ecco, non è in contraddizione con questa lotta per le poltrone da sottosegretario? Appunto, è tutto in contraddizione. Cioè, quando capiranno che la riduzione li danneggia da ogni punto di vista, ma soprattutto perché loro avranno molti meno parlamentari, forse penseranno, d'altra parte è una battaglia pensando che il popolo, che ormai hanno perso, possa applaudire a delle proposte populiste, perché questo è chiaro, che tu chiedi al popolo di eliminare con referendum il Ministero degli Esteri, quelli lo eliminano come hanno fatto col turismo, come hanno fatto con l'agricoltura, cioè il popolo quando vede parola potere cancella. Quindi la riduzione dei parlamentari, prima in Parlamento, poi col referendum, è popolarissima.
però è del tutto insensata per un partito che va a scendere. Si vede che loro speranno. Quindi lei appoggerebbe la battaglia del Partito Radicale per impedire questa? Ovviamente sì, però non credo che il Partito Radicale abbia, a meno che non ci sia un combinato di posizione dei, che immagino abbiano già mollato, del PD che votò contro, con la Lega che votò a favore, e insieme avrebbero la maggioranza, però è un paradosso difficile da realizzare. Bene, grazie a Vittorio Sgarbi. Va bene.